Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi spiego le regole di Pontifex. Si tratta di un gioco in cui bisogna cercare di diventare papa, ma in un modo molto differente rispetto a quanto abbiamo visto in The Vulgari Eloquentia. Andiamo subito a vedere il setup. Per prima cosa si posiziona ovviamente la plancia al centro del tavolo. Si dividono quindi per colore le carte azione e le carte cardinale ed si posiziona vicino alla plancia. I vari mazzetti delle carte azione vengono mescolati e posizionati a faccia in giù, mentre i cardinali vengono messi a faccia in su visto che possono essere guardati in qualsiasi momento da tutti i giocatori. Si pesca poi casualmente una carta papa e la si posiziona nell'apposito spazio, assieme anche alle 4 carte personaggio speciale. Ogni giocatore poi ottiene una plancia personale e posiziona il gettone nero sullo 0 sul tracciato del peccato, il gettone giallo sull'1 sul tracciato del movimento e il gettone bianco sullo 0 sul tracciato della santità. Ogni giocatore poi tira 2 volte il dado da 20 facce, sommerà i 2 risultati e otterrà quindi la carta cardinale che corrisponde al numero ottenuto. Dopodiché pesca una carta azione che appartiene allo stesso mazzetto del continente del proprio cardinale, terrà ovviamente questa carta segreta agli avversari, quindi prende una pedina del colore a propria scelta e andrà a posizionarla sul tabellone sulla diocesi indicata dalla propria carta cardinale. Si estrae allora a sorte il primo giocatore e la partita può cominciare. In Pontifex i giocatori sono a tutti gli effetti dei cardinali che devono ottenere quanto più supporto possibile per diventare il nuovo papa. Per fare ciò quindi dovranno viaggiare per il mondo attraversando le varie diocesi per guadagnare soldi, reclutare cardinali o personaggi speciali e mettere i bastoni fra le ruote agli altri giocatori grazie alle carte azione. Una partita Pontifex dura una serie di round in cui ogni giocatore svolgerà il proprio turno. Ogni turno a Pontifex si divide in 3 fasi, nella prima si ottiene lo stipendio, nella seconda ci si muove e nella terza si fanno 2 azioni a propria scelta. Durante la prima fase quindi il giocatore di turno ottiene lo stipendio, prenderà perciò 400 monete dalla riserva comune e li posizionerà di fronte a sé. Il totale delle monete che un giocatore possiede deve essere sempre visibile agli avversari. Dopo aver ottenuto lo stipendio si passa alla fase 2. Il giocatore di turno si muove quindi di un numero di spazi pari o inferiore al proprio movimento. È innanzitutto obbligatorio spostarsi, non è possibile terminare il proprio turno nella stessa diocesi da cui si è partiti. Il movimento inoltre deve essere fatto verso una diocesi confinante, via terra, come in questo caso, o via mare, seguendo i tratteggi. Non è possibile muoversi in diocesi occupate da altri giocatori e nemmeno attraversarle. Alternativamente al movimento via terra o via mare, se il giocatore inizia il proprio turno su una diocesi che contiene un aeroporto, può utilizzarlo per volare. Il giocatore quindi spende 600 monete per volare su un'altra diocesi che contiene un aeroporto. Dopo aver volato non è possibile muoversi utilizzando i punti movimento. Dopo essersi mossi si passa quindi alla fase azione. Il giocatore di turno quindi effettuerà 2 azioni a propria scelta fra raccogliere l'obolo di San Pietro, pescare una carta azione, volare, persuadere o effettuare un pellegrinaggio o una conversione. Da notare che il giocatore può anche effettuare 2 volte la stessa scelta. Vediamo ora nello specifico quali sono le azioni. Andando a scegliere l'azione obolo di San Pietro, il giocatore otterrà monete extra. Andrà quindi a tirare il dado a 20 facce e si otterrà 10 o meno, guadagnerà quanto indicato sulla diocesi su cui si trova. Se invece otterrà 11 o più, otterrà il doppio di quanto indicato, in questo caso 200 monete. Con l'azione pescare il giocatore andrà appunto a pescare una carta azione che corrisponde al colore del continente su cui si trova. Il mazzo delle carte azione di ogni continente è composto da 20 carte e in base al continente da cui si andrà a pescare, le carte azione andranno a influenzare le 2 sfere d'azione indicate nella apposita tabella. La carta così pescata viene ottenuta dal giocatore di turno che la terrà nascosta e potrà usarla durante la partita. Da notare che non è possibile avere più di 5 carte azione in mano. Non è possibile scartarne per ottenerne altre e se un mazzo di carte azione dovesse terminare, semplicemente non sarà più possibile pescare da quel mazzo. Il terzo tipo di azione è volare. Questo funziona allo stesso modo che abbiamo visto durante la fase movimento e può essere fatta in aggiunta al movimento stesso, pagando sempre 600 monete. Con l'azione di persuasione si cerca di convincere il cardinale della diocesi in cui ci si trova
a unirsi al nostro seguito. Per poter persuadere un cardinale, questo non deve già far parte del seguito di un altro giocatore, e quindi è possibile andare a cercare nel mazzetto delle carte di quel continente se quel cardinale è ancora disponibile. Per poter persuadere un cardinale, il giocatore deve tirare un dado da 20 e ottenere un risultato pari o superiore a quanto indicato sulla carta cardinale che si vuole persuadere. In questo caso, perciò, 18 o più. Ci sono però molti modi per aggiungere dei bonus al valore tirato. Ogni punto di santità aggiunge un più uno al tiro di dado. Ogni cardinale, come abbiamo visto, fa parte di un continente. Se il nostro cardinale è dello stesso continente del cardinale che dobbiamo andare a persuadere, allora abbiamo un più uno di bonus. Allo stesso modo, ogni cardinale può essere conservatore, e quindi ha un simbolo pugno chiuso sotto il suo valore di persuasione, oppure è liberale, e allora ha un simbolo mano aperta. Se il simbolo del nostro cardinale corrisponde a quello del cardinale che vogliamo persuadere, abbiamo un altro più uno. Noi perciò in questo caso abbiamo un bonus di più 3. Se otteniamo 15 o più, allora riusciamo a persuadere il cardinale, ottenendolo quindi la sua carta per il resto della partita. Se dopo aver tirato il dado vediamo che non abbiamo abbastanza punti per poter persuadere quel cardinale, possiamo corromperlo. Ogni 200 monete spese aggiungono un più 1 al risultato che abbiamo ottenuto, fino a un massimo di più 3 spendendo 600 monete. Ci sono poi due azioni particolari, ovvero il pellegrinaggio e la conversione, che per essere fatti bisogna trovarsi o in Italia oppure in una delle 4 diocesi speciali con lo sfondo arancione. Se ci si trova in Italia, si può andare in pellegrinaggio dall'attuale Papa. Attraverso questa azione, il giocatore può scegliere una delle due opzioni in base al continente a cui appartiene il proprio cardinale. Da notare che il costo previsto può essere pagato più volte per effettuare quindi quella scelta più volte. Inoltre, l'azione scelta serve per migliorare un proprio punteggio o per peggiorare quello di un altro giocatore. Per esempio, quindi un giocatore con un cardinale non europeo può pagare 2100 monete per migliorare 2 punti al proprio cardinale e peggiorare di uno quello di un altro. Quando si va a migliorare o peggiorare dei valori, bisogna sempre tenere presente che i valori massimi e minimi sono quelli stampati sulla plancia, e che vanno quindi da 0 a 10 per quanto riguarda la santità e il peccato, e da 1 a 10 per quanto riguarda il movimento. Se un giocatore invece si trova su una diocesi speciale, può tentare di convertire uno dei personaggi in base appunto alla diocesi in cui si trova. I requisiti particolari per convertire quel personaggio speciale sono indicati sulla carta stessa, e anche il relativo costo. Una volta pagato quanto indicato, non è necessario tirare il dado per convertirlo, la conversione è automatica e il giocatore posizionerà di fronte a sé il personaggio convertito. Non appena un giocatore non riesce a ottenere il consenso di un numero di cardinali come indicato sulla tabella, in base perciò al numero dei giocatori, la partita termina e quel giocatore è dichiarato vincitore. A questo numero di cardinali non va ovviamente sommata la nostra carta iniziale, invece i personaggi speciali valgono come cardinali. Vediamo ora nello specifico le carte cardinali e le loro abilità. Queste possono essere usate in qualsiasi momento, a meno che la carta che si va a utilizzare non indichi diversamente, e una volta utilizzata viene girata di 90 gradi. Questo perché le abilità dei cardinali possono essere usate soltanto una volta per partita. Se però qualcuno dovesse rubare il cardinale a qualcun altro, questi otterrà il cardinale pronto per l'uso e quindi la sua abilità potrà essere riutilizzata. Le carte azione possono essere attivate in qualsiasi momento, a meno che l'abilità stessa non indichi un momento preciso, e per farlo bisogna pagare quanto indicato in alto a sinistra sulla carta stessa. La carta, una volta utilizzata, viene scartata. Da notare che le abilità delle carte azione e dei cardinali possono essere utilizzate una in risposta dell'altra, per contrastare le mosse degli avversari. Se il valore del peccato di un giocatore durante la partita oscilla fra 0 e 4, allora non accade nulla. Se però in un qualsiasi momento il giocatore dovesse ottenere 5 o più punti peccato, allora ci sarebbero delle conseguenze negative. Innanzitutto i suoi punti santità ritornerebbero a 1, dopodiché fino a 2 cardinali a propria scelta devono essere rimessi nel relativo mazzo, abbandonando quindi la causa del cardinale peccatore. Allo stesso modo tutti i personaggi speciali di quel giocatore verrebbero rimessi sulla plancia, disponibili per essere arruolati nuovamente. Infine il peccato di quel giocatore torna a 0. E poi la partita può proseguire normalmente. Guardando la scatola del gioco e le immagini che ho trovato su internet, io sono rimasto letteralmente folgorato dalla grafica di Pontifex.
Poi leggendone le regole e provandolo ho scoperto che le meccaniche sono anche buone, benché il gioco effettivamente si tratti di un peso leggero. Potrebbe infatti entrare a pieno diritto nella categoria family, se non fosse per la tematica trattata nel gioco stesso. Tutto infatti, dalle meccaniche ai disegni e pure ovviamente i flavor text, sono volutamente ironici, cosa che secondo me non va bene per i giocatori più giovani, ma che invece è perfetta per una serata fra amici che amano il politicamente scorretto. La scatola infatti recita 14+, non a caso. Se quindi non vi dà fastidio la satira religiosa, anche piuttosto pesante in certi versi, allora Pontifex potrebbe farvi proprio passare qualche serata molto divertente. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete domande, dubbi o commenti potete scrivermi, cercherò di rispondere quanto prima. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!